scarso utilizzo della campana di raccolta dell'olio esausto. Da questo riscontro è stato rimosso il recipiente situato accanto alla casetta dell'acqua del sindaco a Musile di Piave e a renderlo noto è l'amministrazione comunale. La scelta è stata adottata preso atto che l'impiego del servizio da parte dei cittadini non giustificava l'importante costo di svuotamento e pulizia dell'area. L'amministrazione precisa comunque che all'interno dell'ecocentro è presente il contenitore dell'olio esausto, per cui i cittadini possono recarsi liberamente negli orari di apertura dello stesso, dal lunedì e il mercoledì dalle 8:30 alle 12:30, dalle 14:30 alle 17:30. Oltre un centinaio di persone ieri sera davanti al municipio San Donatese per protestare in merito alla raccolta di firme a supporto della proposta di legge di iniziativa popolare Un cuore che batte, proposta che modificherebbe l'attuale norma in vigore, la 194 del 78 sull'interruzione volontaria della gravidanza, prevedendo l'obbligo da parte dei medici di far ascoltare alle donne intenzionate ad abortire il battito cardiaco del feto. Il servizio di Cristiano Pellizzaro. Ma quale stato, ma quale io, sul mio corpo decido io. Oltre un centinaio di persone si sono date appuntamento ieri sera davanti al municipio San Donatese per protestare in merito alla raccolta di firme a supporto della proposta di legge di iniziativa popolare Un cuore che batte, proposta che modificherebbe l'attuale norma in vigore, la 194 del 78, sull'interruzione volontaria della gravidanza, prevedendo l'obbligo da parte dei medici di far ascoltare le donne intenzionate ad abortire il battito cardiaco del feto. Non ci sembra giusto che un sindaco, il primo cittadino di una città, faccia propaganda su una modifica ad una legge così importante che già oggi incontra un sacco di difficoltà. Quindi per questo noi siamo scesi in piazza insieme ad altre realtà transfemministe per dire che l'uomo etero, bianco e cis non può più decidere sui nostri corpi. Siamo noi che dobbiamo autodeterminarci e abbiamo noi la libera scelta di decidere sul nostro corpo. Quindi non si può modificare secondo la volontà di associazioni cattoliche una legge di uno Stato laico. La legge autorizza la raccolta di firme, autorizza le proposte di modifica della legge. Questi signori hanno presentato una domanda in Corte di Cassazione, sono stati autorizzati alla raccolta delle firme e io non potevo assolutamente entrare nel merito e dire sì o no. Questa legge ha 45 anni, è nata in un'Italia che era completamente diversa da quella di oggi. Oggi sappiamo per esempio che un terzo delle donne che accedono all'interruzione volontaria della gravidanza sono straniere. I nostri servizi sono in grado di andare incontro alle richieste di queste donne, riusciamo a spiegare quali sono le alternative, che possibilità ci sono. Se riteniamo comunque che l'aborto sia un'estrema ratio, è possibile comunque affrontare e discutere nel merito per capire se stiamo facendo tutto il possibile per aiutare queste donne. Io credo che il merito anche di questa proposta, che può essere giusta, può essere sbagliata, chi vuole firma, chi non vuole fa a meno, sia di aver aperto anche la possibilità di discutere su una questione del genere. Il confronto porta sempre a un risultato. Ad ascoltarvi, ad ascoltare le vostre dimostranze, è venuto anche il primo cittadino, avete detto però no a un confronto con lui. Esatto, si è presentato dicendo disponibile a un confronto, però è stato poco ad ascoltarci e abbiamo deciso di non farlo parlare perché questa oggi era una piazza transfemminista, era una piazza nostra che noi abbiamo animato e non era giusto che l'uomo che ha sempre avuto e ha sempre continuato a parlare, anche l'amministrazione, non era giusto dargli spazio. Fuori, 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 fuori. Con questo presidio siamo qui oggi per dire che noi non accettiamo che un uomo bianco, cis, etero, sindaco di una città dia la sua opinione in merito a tematiche che non lo riguardano, imponga sulla nostra città una visione bigotta, una visione sessista, creata per colpevolizzare chi sceglie di abortire. Mi ha fatto piacere vedere delle persone in piazza che decidono di discutere di un argomento importante e soprattutto vedere i giovani che si confrontano su un argomento di questo tipo. Sono venuto ad ascoltare, a sentire cosa avevano da dire. Questi ragazzi pensano che ci siano dei diritti sui quali nessuno può spendere parola. Invece si può discutere su qualsiasi argomento, perché la democrazia è proprio questo. È questo che ci distingue dai paesi dove qualcun altro decide su cosa si può parlare. Si può essere d'accordo, si può essere contrari, si può andare a firmare, io non ho firmato, chi vuole va, chi vuole non va, però non puoi impedire a qualcuno di manifestare il suo pensiero anche raccogliendo delle firme su una cosa su cui tu non sei d'accordo. Questo risale dalla democrazia.
Teatro nelle frazioni, la rassegna teatrale estiva in programma fino al 10 agosto nelle frazioni di San Michele al Tagliamento. Questo giovedì 20 luglio fa spazio ad un evento speciale con una protagonista prestigiosa, l'autrice e attrice torinese Laura Curino, tra i maggiori interpreti del teatro di narrazione italiano. Il pubblico avrà l'occasione di poter apprezzare dal vivo le straordinarie doti narrative di Laura Curino nella cornice di Villa dei Buoi a San Michele al Tagliamento, dove l'attrice interpreterà lo spettacolo Margherita Hack, una stella infinita. Un omaggio e un divertito ricordo dell'originalità e della simpatia di Margherita Hack, una delle figure femminili più importanti nel panorama scientifico e più in generale culturale e sociale dell'ultimo secolo. Sono stati segnalati dei falsi operatori Veritas che girano per le case della terraferma veneziana chiedendo di entrare per verificare perdite da rubinetti, contatori o tubature. I truffatori, una volta in casa, rubano denaro e oggetti di valore. Veritas informa che nessun suo tecnico è autorizzato ad eseguire controlli se non su richiesta dell'utente stesso e invita a non fare entrare in casa coloro che si autoqualificano come tecnici Veritas. Il questore di Venezia, Maurizio Masciopinto, dopo 4 anni di servizio è stato nominato prefetto e al suo posto arriverà Gaetano Bonaccorso, messinese di 62 anni che è entrato in polizia nel 1987 con il grado di vicecommissario assegnato alla questura di Palermo. Bonaccorso si è occupato di molte operazioni contro la criminalità siciliana degli anni 90 e 2000 e numerose indagini su organizzazioni criminali di stampo mafioso. Nel 2011 ha ricoperto l'incarico di vicario del questore di Padova e successivamente ha assolto l'incarico di questore di Cremona, Parma e Pisa.